esiste davvero l'Eolandia. Facciamo cantare chi di dovere. Bentornati sul mio canale. Forse è ricominciata la stagione, ma è un po' presto. Già dal titolo avete visto dove sono. Questa è la casa di PJ Mask. Sono all'Eolandia per il carnevale. Allora, detto questo, non mi sono mascherato. Ryan è comunque mascherato da Bing. Oggi incontrerà anche il Bing, quello di Eolandia. Per il momento l'affluenza sembra buona e è il momento di entrare nella casa di PJ Mask. Ed eccoci nel museo di PJ Mask. Prendendomi il nuovo orgoglioso proprietario di uno pterodattilo! Museo PJ Mask, sempre bello, i bambini si gasano all'infinito, ma anche un po' noi adulti, dai. Poi alla fine, come sempre, nel giro incontrano Gatto Boy, Geco e Gufetta. E diciamo, allora, per il momento l'affluenza è buona, c'è anche mia sorella oggi, guardate, guardate. C'è anche mia sorella e Angelica, Bing e Ryan. Ma detto questo, ragazzi, siamo pronti per vedere il primo spettacolo dedicato al carnevale, che se non erro sarà Gianluca Park World, ragazzi. Quindi c'è anche lui, c'è tutta la family di Gianluca, tutta. E dicevo, inizierà il primo spettacolo dedicato al carnevale. Non so se è quello della Baby Dance, ma penso che quello della Baby Dance sia più tardi. Quindi andiamo a vederlo. Rimanete qui, ricordatevi, iscrivetevi al canale e via col carnevale. A proposito, grande notizia, Ryan ha superato i 90 centimetri, quindi in questa stagione potrà fare molte più attrazioni. Quindi dopo andremo a Vroom, il coaster, family coaster di Masha e Orso, poi il Mine Train e faremo un po' di cose, speriamo nell'affluenza. Ma allora, a voi poco importa oggi ormai, perché se si veniva sabato o domenica per il carnevale si poteva avere lo Spring Pass a 7 euro invece di 55 euro. Però ormai siete in ritardo, perché questo video, quando lo vedrete, anche se esce domani, non si può più accedere a questa promozione molto interessante. Complimenti alle Eolandia ancora. E cosa dire, questo parco è
nato per i bambini. Qui, prontissima per iniziare. Ok, la grande festa del carnevale di Leolandia sta per cominciare. Vediamo. Ok, ci sono. Partiamo così. Musica! No, no, non è la musica giusta. Aspetta. Colorate, mille coriandoli e i balli scatenati. Hai detto? Tutti insieme! Salta! Salta! Gira! Gira! Ancora! Un, due, tre, via! Vai, tira! Ciao, piccolo! Come ti chiami? Brian! Ryan! Ed è vestito da Bing! Facciamo un bel applauso anche a lui! Bravissimo! Allora adesso, piccolino, stai insieme alla mia amica Eleonora, perché ripetiamo tutti insieme il flash mob. Sei pronto? Posso lasciare? Ok. Allora noi siamo pronti, ripetiamo tutti insieme. Ce l'abbiamo! Bravissimi! Spettacolo dedicato a carnevale è terminato, hanno scelto Ryan come maschera e è stato emozionante, è stato bellissimo vedere Ryan sul palco, stupendo. Lo spettacolo è una baby dance, molto carino, e detto questo è ora di mangiare. Non abbiamo ancora visto il drago marino, molto 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 bello. Ovviamente è spento, tutte le attrazioni acquatiche sono spente, sono chiuse anche le due attrazioni, quella, lo spin e anche il Twister Mountain è chiuso, i tronchi sono chiusi, le rapide di Leonardo sono chiuse. Ovviamente siamo a febbraio, c'è il sole e, dicevo, andiamo a mangiare nel posto nuovo. Bel posticino. Allora, le polpette con la polenta le avevo già provate l'inverno scorso, erano troppo buone, quindi ho optato ancora per quelle. Angelica ha preso il fritto misto, buonissimo, 15 euro il fritto misto, 11 euro polpette e polenta, ci sta. La pizza è molto bella, 16,50 euro la media più o meno. E adesso andiamo dalla parte di Masha e Orso per andare a fare Vroom, il primo Vroom di Ryan. Allora ragazzi, non ve l'ho mai detto esplicitamente, ma se avete bambini, questo è il posto perfetto, si divertono tantissimo ragazzi. Poi adesso sotto carnevale tutti i bambini sono mascherati, è veramente una cosa bellissima. Mi chiamo Ari.
Ragazzi, che giornata di sole che abbiamo preso. Bellissima, bellissima giornata. Stiamo per salire su Vrom. Eccoci! Stiamo per salire su Vrom, ci siamo tutti! E davanti i bimbi con Angelica! Ciao! E io non stavo per vedere le scale. Quindi ci vediamo su Vrom. Partenza, via! Guarda! Guarda che sfida! Vrom, bellissimo, io l'adoro. Non l'ho goduto perché ho filmato Ryan. Adesso vi lascio qua lo spezzone di Ryan che va sul suo primo volo su Vrom. Si è divertito un sacco. Dai 90 centimetri i bambini possono già farla. E viaggia, corre, perché non è lento, eppure si è divertito. Vabbè, è come il papà ovviamente. Botti! Boom! Oh, ma quanto va veloce! Ma va velocissimo! Che bello, Ryan! Yeah! 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 Si scivola! Si scivola, Ryan! Vai vicino a papà, vai vicino a papà! Oh! Abbiamo perso! Oh! Dopo Botti Boom con Ryan e tutti gli altri. Amici, l'attrazione mi tocca. Dai, questa l'ho fatta pochissime volte qua. Sì, mi tocca il galeone, anche se non ho voglia, ma mi costringono. Adesso mi deve sponsorizzare il canale sto ragazzo, perché la faccio con lui. Quindi, vabbè, andiamo a farci questo giro sul galeone, che comunque spinge questa di Leolandia. Prima volta galeone Leolandia, bello, spinge, spacca, ma sinceramente mi ha spaccato un po' lungo, non è il mio modo di divertirmi. Il mio modo di divertirmi, come sapete, sono i coaster, le dark ride, horror house soprattutto, non è il mio stile. Ho fatto anche Botti Boom, che comunque soffro di motion fit, ma l'ho tenuto abbastanza bene, direi che comunque fatela. E dopo una buonissima frittella e un buonissimo vin brûlé, perché ragazzi, sai, siamo ancora in stagione vin brûlé, dai, il Natale è appena passato, siamo già a Carnevale, vi faccio vedere il drago sulle rapide di Leonardo, che io ancora non avevo visto, molto bello. E come dice il buon Gianluca Park World, presto che sono le 15 e c'è lo spettacolo. Andiamo!
spettacolino delle 15 che è terminato. Baby Dance, carino. In sostanza i due spettacoli sono un po' due baby dance qui per il periodo carnevalesco. E niente, carino. Adesso Mine Train. Vediamo se Ryan si sveglia, lo fa anche lui, altrimenti lo facciamo noi. La Leo Arena, le rapide di Leonardo e vai 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 vai. Vai, 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 vai con Angelica! E Ryan dorme. Eccoci qua, appena usciti dal Mine Train. Ragazzi, non mi è piaciuto. Carino, carino, ma con Front of Rome, per quanto mi riguarda, vince netto 10-3 Vrom, ragazzi. E quindi se trovate coda da tutte e due le attrazioni, tutte e due i roller coaster, e non li avete mai fatti, andate a Vrom. Kitty è sbarcata qui a Leolandia per un breve periodo, ma se farà fine di Blue rimarrà anche Hello Kitty. Simpatica, carino. Ryan ovviamente ha fatto la foto e proseguiamo in questa giornata che ormai è quasi giunta al termine. E allora ne approfitto per dirvi, avete visto la parata? Corta, i personaggi, ci sta, quella è la parata di Leolandia. La giornata ormai sta per finire, chiudiamo il video e ovviamente
quando vedo il bubble tea lo devo prendere. Oltretutto c'era mia sorella, che anche lei è un amante del bubble tea. Abbiamo preso due bubble, giusto per farvi sapere, mango e mela verde, col tè verde e fragola. Ma detto questo, ragazzi, siamo arrivati al termine del video. Io vi ringrazio, grazie di essere arrivati fino a qua. È stata una bellissima giornata. Alle Olandia non puoi non divertirti, anche se magari metà del parco è chiusa. È un posto fantastico, ma soprattutto per i bambini. Ryan si è divertito tantissimo, si è addormentato in un attimo nel passeggino, era stanchissimo, ha fatto le sue prime montagne russe, Vrom, ha fatto Botti Boom, purtroppo per Mind Train stava dormendo, quindi non l'abbiamo svegliato, perché dai, non siamo cattivi genitori. Detto questo, davvero ragazzi, bellissimo. Le Olandia, complimenti. Avete visto la parata finale. Io vi ringrazio ancora, iscrivetevi al canale e ormai ci siamo. La stagione è ormai iniziata. Arriverà presto anche Gardaland, l'abbonamento a Movieland, abbiamo anche l'abbonamento a Gardaland, e anche l'abbonamento all'acquario di Gardaland, il Sea Live. Quindi ce ne sarà di roba, ragazzi. E si torna anche alle Olandia e Movieland. Quest'anno ha aggiunto un sacco di date, quindi sarà anche più facile andare. Ci sarà sempre l'American Beer Fest, Halloween, eccetera. Quindi, il Pride, quest'anno molto probabilmente due giorni al Pride di Movieland. Bon, ragazzi, ciao! Vabbè, se siete ancora qui, ragazzi, io vi devo dire una cosa. Ho preso Leo. E noi te lo lavo. Il regalo di Natale.